Buongiorno a tutti, siamo nell'azienda Podere Prassiano, un agriturismo della zona di Festà, provincia di Modena. Podere Prassiano fa parte di un progetto sulla recupero e valorizzazione della biodiversità viticola dell'Emilia-Romagna, il progetto Salvare Bioviter. Questo progetto appunto ha consentito a diversi agricoltori, a diversi viticoltori, ma anche appassionati, di reintrodurre vecchie varietà che erano state recuperate in passato con altri progetti e stanno in questo momento ottenendo i risultati che avevamo in qualche modo già ipotizzato, quindi prodotti da queste varietà autoctone assolutamente ineccepibili, prodotti che possono essere veicolo di valorizzazione del territorio. Questo progetto, tra le altre attività, oltre alla ricognizione e al recupero delle vecchie varietà, c'è anche un'attività legata alla valorizzazione. Con azioni, con iniziative legate alla conoscenza dei prodotti, quindi dei vini di queste vecchie varietà, con i prodotti tipici locali del territorio. In più, nei vigneti che si sono resi disponibili per questo progetto, si sta continuando ad applicare un insieme di tecniche agronomiche sostenibili che partono dalla gestione del suolo con particolare attenzione all'uso di inerbimenti particolari fino alla gestione della chioma in maniera più adeguata e più performante per questi vitigni autoctoni. Ovviamente parliamo di varietà che pur non essendo rappresentativi della viticoltura regionale, hanno comunque uno sbocco commerciale, soprattutto negli agriturismi, soprattutto nelle aziende che si trovano in particolari zone svantaggiate. Oggi con Massimo Cavani, stavamo appunto discutendo su come gestire la parte dell'inerbimento del vigneto. Siamo nel vigneto al terzo anno di impianto, in un terreno che si presenta con un scheletro, diciamo, molto accentuato, quindi un terreno abbastanza sciolto, e quindi l'ideale per poter iniziare questa tecnica dell'inerbimento. Tecnica che noi stiamo proponendo oramai da diversi anni con notevole successo in diversi contesti viticoli della regione Emilia-Romagna, prevede un miscuglio di essenze costituito da leguminose e graminacee per l'interfila, quindi nella parte centrale del vigneto, e l'utilizzo di una particolare essenza che è il trifoglio sotterraneo nel sottofila. Il trifoglio sotterraneo è una specie, anch'essa un infestante a tutti gli effetti, che però ha delle peculiarità. Intanto è una leguminosa e quindi una volta introdotta nel vigneto riesce ad arricchire anche di azoto il terreno, rendendolo disponibile per tutto il periodo della stagione vegetativa, che quindi è disponibile per quando la pianta ne ha bisogno, non come la concimazione minerale, che invece è una somministrazione una tantum e poi si può anche perdere sia nel terreno attraverso la lisciviazione anche nell'aria attraverso l'evaporazione. In più è una pianta che ha un apparato radicale fittonante, quindi penetra abbastanza in profondità nel terreno e quindi lavora sotto il terreno, consentendo un buon areggiamento del terreno stesso e quindi consentendo anche di accumulare l'acqua che durante il periodo invernale arriva sul vigneto. Ma la cosa più importante di questa varietà è che ha un ciclo vegetativo che va da settembre, dall'inizio di ottobre, comincia a germinare e termina a fine maggio. In questo periodo, sotto il filare, si intravede questo, diciamo, cuscino verde che fa da pacciamatura sia invernale e dopo a maggio, quando secca completamente, fa da pacciamatura estiva. Questo
Questa facciamatura, questa copertura sotto il filare evita l'evaporazione dell'acqua e quindi consente alla pianta di mantenere quell'umidità necessaria anche per la stagione più calda, più siccitosa che evidentemente ritroviamo nella stagione vegetativa. In questo modo il trifoglio non va in competizione idrica con la pianta perché appunto ha terminato il suo ciclo vegetativo quando la vite inizia ad avere bisogno di acqua. Ecco, questa è una tecnica che è stata messa a punto già con l'Università di Bologna in un vigneto biologico a Tebano che ha dato degli ottimi risultati e adesso si sta diffondendo. Quindi chiedo a Massimo se è interessato a esplorare questo tipo di tecnica anche in questo ambiente così, diciamo, non all'estremo della viticoltura, ma comunque quasi da viticoltore eroico. Per valutare anche in questo ambito l'effetto di questa tecnica agronomica. Siamo al terzo anno di questo impianto, è un vigneto di Festasio e come azienda biologica stiamo valutando con molto interesse il passaggio dalla lavorazione del terreno all'inerbimento di queste nuove scienze, queste nuove tecniche che ci permetteranno una gestione ottimale del nostro impianto biologico. Quindi con meno passaggi e soprattutto con i vantaggi di questo effetto pacciamatura. Ecco, l'altra cosa che volevo precisare su questa tecnica è che il trifoglio sotterraneo è una specie autoriseminante, quindi si semina una sola volta e poi dura sotto nel terreno per almeno 4 anni. Dopo il quarto anno va fatto una trasemina, cioè un infittimento attraverso una minore quantità di seme rispetto alla semina iniziale, per cui direi che come anche dal punto di vista economico è più che efficiente in quanto si fa l'investimento iniziale e dopo non si fanno più trinciature, sfalci, non si fa diserbo perché la tecnica è stata messa a punto proprio per evitare il diserbo sotto fila, essendo una specie molto competitiva, evita alle altre specie infestanti di nascere e quindi rimane solo questa essenza particolare. Quindi Eh, questo qui... comporta anche un risparmio in termini di gestione del terreno, quindi passaggi. Naturalmente noi non abbiamo mai usato il diserbo perché siamo biologici, quindi però passiamo per eliminare le erbe infestanti. Quindi questa semina eviterà, diciamo, ridurrà anche il numero di interventi per l'eliminazione Esatto, dell'erba. li eliminerà totalmente per almeno 3-4 anni, sia il diserbo sia le lavorazioni sotto fila perché il trifoglio è basso, quindi ha un sviluppo in altezza intorno ai 20-30 cm massimo durante la parte più di sviluppo vegetativo, quindi parliamo di gennaio-febbraio praticamente. Dopodiché si appiattisce il terreno. E nel momento della fase di senescenza della coltura fa questo strato pacciamante che appunto ha tutti quei vantaggi che noi abbiamo sperimentato e dimostrato con tante di pubblicazioni su questa specie. Qui peraltro questa tecnica, visto la disponibilità dell'azienda, ci sembra molto importante attivarla. Poiché parliamo anche in questo caso di un vitigno autoctono dell'area, quindi il Festasio, che dal punto di vista della vigoria proprio della pianta ha una vigoria ben sostenuta e quindi con questo inerbimento si riuscirebbe anche a contenere un po' la vigoria che in anni eccessivamente piovosi o comunque con clima adatto potrebbe creare qualche problema legato alla maturazione dell'uva. Quindi ancora a maggior ragione questo inerbimento potrebbe dare degli ottimi risultati in termini quali quantitativi del prodotto finale.